Buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi sono qui, diciamo, in un'altra postazione perché ho davanti il tavolo. Voi non lo vedete perché io ho inquadrato, diciamo, solo il mio viso, però qui ho il tavolo e ho sul tavolo un sacco di materiale dedicato al bricolage, lavori artistici, lavori creativi, insomma, un sacco di materiale che io ho acquistato alla Lidl e volevo condividerlo con voi. Quindi questo sarà, diciamo, un video acquisti dedicato a tutto quello che io ho acquistato e che mi servirà poi per fare lavori creativi, lavori manuali e anche mi serviranno alcune di queste cose per decorare l'agenda. Se non avete visto il video che ho fatto dedicato all'agenda, ve lo lascio qua nelle schede oppure vi lascio in info box il link diretto al video in modo che voi possiate andare a vederlo. In questo video dicevo che volevo decorare l'agenda, volevo cominciare a fare questa cosa e quindi ho comprato alcune cose che mi serviranno anche per quello. Io non ve l'ho forse mai detto, ma un po' di tempo fa ho cominciato a dedicarmi ai lavori creativi, lavori manuali. Io prima non li facevo mai, non mi piaceva neanche più di tanto. Invece, da qualche anno ho scoperto questo mondo, mi sono appassionata sempre di più e quindi ho molto materiale dedicato a questa attività. Tutto il materiale che vi farò vedere l'ho acquistato alla Lidl, si tratta veramente di un sacco di materiale, quindi ragazzi, mettetevi comodi perché cominciamo con il primo articolo. Il primo articolo che ho comprato è questo, è un tagliadischi, lo avvicino così lo vedete, ovviamente lo apro, ve lo vediamo insieme, è un tagliadischi, serve per tagliare i dischi di carta o di cartoncino. Io ovviamente l'ho già provato, ecco, lo strumento è questo. Si tratta proprio di uno strumento veramente facilissimo da utilizzare. Poi magari farò un video dedicato proprio all'utilizzo di questo strumento, così vi faccio vedere nel dettaglio come si utilizza. Non ve lo faccio vedere adesso perché ho veramente un sacco di materiale da mostrarvi e diventerebbe un video lunghissimo, quindi preferisco fare magari dei video più brevi e più specifici per il singolo. Per i singoli pezzi, diciamo, che ho acquistato. Quindi questo è un tagliadischi, io l'ho provato, come vi dicevo, quindi serve per tagliare dischi così, di queste dimensioni. Perché prima di questo strumento io tagliavo il disco in modo molto, diciamo, semplice, banale. Andavo a farmi il mio cerchio, poi con le forbici andavo tutto intorno a ritagliare il disco. Invece in questo modo si fa veramente prima e il disco è molto più preciso, come potete vedere. Quindi è uno strumento questo che mi è piaciuto molto. E questo è il primo articolo che io ho acquistato. Poi ho acquistato questo set di timbri, sono timbri decorativi, ce ne sono veramente tantissimi. Qui nella confezione c'è scritto per decorare biglietti di auguri, album, biglietti regali, sono 26 timbri autoinchiostranti con il tappo e ci sono diversi motivi. Questo mi è piaciuto veramente molto. Ha veramente tantissimi timbri, come potete vedere, questi sono tutti i timbri che ci sono e hanno diversi motivi: c'è il cuore, c'è la farfalla, insomma, ci sono i vari smile, c'è già un timbrino dedicato anche ad Halloween, questo con la zucca. Insomma, sono veramente facili e semplici da usare. Sono fatti in questo modo, c'è il tappo, poi c'è il timbro che voi andate ad applicare direttamente, insomma, sulla superficie che volete, rimettete il tappo ed è veramente una cosa semplicissima. Erano 26 e insomma costavano poco, mi piacevano. Poi io non ho timbri, non ne avevo timbri decorativi di nessun tipo, quindi insomma ho detto 26 tutti in una volta, non potevo certo lasciarli lì. Restando sempre in tema di timbri, ho acquistato poi questa confezione con dei timbri vintage perché hanno dei disegni, diciamo proprio vintage effettivamente. Ci sono i due cuscinetti per timbri e il blocco acrilico e anche questi sono veramente molto molto carini. Sono tutti in silicone, quindi li potete poi lavare una volta che li avrete utilizzati. Sono questi. Vedete, sono molto belli, ci sono dei disegni molto carini, c'è la chiave, c'è la gabbia degli uccelli, insomma è veramente
un set che a me piaceva tantissimo. Anche per questo articolo, trattandosi appunto di timbri in silicone, magari qualcuno di voi potrebbe non averli mai utilizzati, quindi poi magari faccio un breve video, vi faccio vedere come si usano, ma è veramente una cosa semplicissima. Altra cosa che veramente mi ha incuriosito molto sono queste penne che servono per creare delle perle. Qua c'è scritto così, ma in realtà sono delle penne che hanno dentro questo tipo di inchiostro, insomma, questo tipo di materiale liquido che serve per andare a creare dei motivi decorativi di qualsiasi genere come volete, e poi dopo 24 ore induriscono, quindi vanno a creare, diciamo, dei bordi, delle perline se volete, ma insomma dei bordi, delle cose che poi andranno ad indurire, a solidificare. Quindi potrete decorare la cornice per una foto, potete fare un biglietto d'auguri, potete andare anche a scrivere su tessuti, quindi veramente molto molto belle. Io ne ho preso due perché avevano due tonalità di colori diversi. Questi, come potete vedere, sono più sul rosa, sul verde, sul blu, e questi sono più sull'argentato dorato. Vedete che hanno le diverse tonalità di questo genere. Insomma, questo mi piaceva. Ho già fatto una prova, la prova è questa. Io ho semplicemente fatto una breve cornice, diciamo, tanto per provare perché ero veramente curiosa. Questo è un foglio di carta molto semplice, quindi insomma non è niente di che. Volevo soltanto ed esclusivamente provare questo tipo di prodotto e questo è il risultato finale. Quindi qua vedete la cornicetta che si è solidificata, si è indurita. Insomma, come vi dicevo, era solo una prova, però volevo vedere appunto come funzionava. Altra cosa che ho acquistato è questo set di forbici per profili. Quindi queste sono delle forbici che hanno le lame, diciamo, seghettate e vanno a creare qualsiasi tipo di profilo voi vogliate realizzare. E ce ne sono 6 all'interno, queste sono le forbici. Ci sono queste 6 forbici e su ogni tipo di forbice c'è il disegno del profilo che voi potete realizzare con questo tipo di carta. Io ovviamente ho provato e qua magari non si vede bene, però insomma vedete che avete questo qua seghettato semplice, questo qua più ondulato, questo che è fatto invece un po' più in questo modo. Io spero che si veda comunque. Questo profilo più così, insomma, ho provato, tagliano abbastanza bene, devo dire. Forse non hanno queste lame così tanto affilate, però insomma, per fare dei lavori con della carta, direi che assolutamente possono andare bene. E mi piacevano perché io come forbici seghettate ho solo quelle proprio classiche, con la classica seghettatura normale. Invece questi hanno dei profili un pochino più carini, quindi per andare a realizzare soprattutto dei biglietti d'augurio o delle cose di quel tipo mi sembravano molto più utili. Poi ho comprato questo set di nastri di carta per la tecnica del quilling. Io vi dico subito che non ho mai messo in pratica questo tipo di tecnica, non la conosco neanche tanto bene. Comunque si tratta di una tecnica che prevede, diciamo, la lavorazione di profili tipo questi di carta, quindi si vanno a creare magari dei fiori, dei cuori, dei disegni di qualsiasi genere e poi si vanno ad incollare su una superficie, quindi rimane, diciamo, questo disegno in rilievo creato con questo genere di tecnica. Però, ripeto, è una tecnica che io non conosco. Però in questo caso io ho comprato questo tipo di materiale perché volevo realizzare comunque delle cose per le quali mi servivano dei profili di carta colorata di questo genere e soprattutto pensando anche alla decorazione dell'agenda, perché ho intenzione di fare comunque dei profili sull'agenda, sulla pagina, e quindi questo materiale mi serviva e mi era utile. Qui ovviamente pensando al quilling avete anche la penna per il quilling e le sagome, però come vi ripeto io utilizzerò i fogli di carta, le strisce di profili di carta colorata, quindi mi serviva per quello. Un'altra cosa che ho acquistato è questo, che è un set dedicato al bricolage per realizzare biglietti d'auguri. Adesso ve lo faccio vedere bene, è veramente veramente bello. All'interno ha le buste, i cartoncini,
per realizzare i biglietti, alle decorazioni, insomma, è veramente molto molto carino. Vi faccio vedere quello che c'è dentro la confezione. Allora, innanzitutto voi avete le vostre buste, quindi ci sono buste con disegni oppure buste con diciamo a tinta unita. Queste sono qua, devo fare una piccola deviazione dicendovi che questa confezione è pensata, secondo me, già un po' di più per il Natale, quindi è pensata proprio per realizzare già qualcosa che ha a che fare col Natale, perché ci sono le stelline, ci sono i brillantini argentati, ci sono proprio dei disegni che ricordano il Natale, tipo questa ad esempio è una busta. Io spero che voi la vediate. Ecco, questa è la prima busta e come potete vedere ha il disegno dedicato comunque al Natale, quindi insomma c'è proprio la stellina che ricorda il Natale, quindi sicuramente diciamo che potranno essere utilizzate per fare dei biglietti d'auguri di Natale, però sono veramente belli. Poi ce ne sono anche invece altri che non hanno niente a che fare col Natale, vabbè, queste sono molto semplici, bianca e argentata. Questa ad esempio non è natalizia, quindi si può utilizzare quando si vuole, e anche questa è veramente molto bella come busta. Poi ci sono delle buste invece tinta unita, così. E poi perché dicevo il Natale? Perché ci sono all'interno questi, cioè questo foglio di carta argentata così, e poi ci sono questi adesivi, queste stelline argentate e la stella di neve, quindi questo è proprio natalizio, diciamo. All'interno c'erano queste pietroline, diciamo, che si possono incollare e attaccare sui vostri bigliettini. Ci sono le stelline, c'è la perlina classica più tonda, ci sono varie misure all'interno, quindi è molto carina. Poi ci sono dei cartoncini colorati semplici a tinta unita, come questi, vedete, di vari colori diversi, e sono veramente di ottima qualità perché il cartoncino è buono, rigido, al punto giusto. E poi ci sono i cartoncini che serviranno per andare a creare i biglietti. Quindi sono questi cartoncini qua, ad esempio questo è uno dei motivi, e hanno già la piega. Quindi sono già, non so se voi lo vedete, comunque hanno già la piega a metà e voi potete già andare a piegarlo, quindi è già stato, vedete, lo piegate in questo modo ed è già stato diviso a metà, quindi è molto semplice da utilizzare. Ci sono vari motivi, come vi dicevo, questo era uno, poi ci sono questo tipo di motivo, che anche questo mi sembra veramente molto molto carino. Poi c'è questo, che è il mio preferito, perché è veramente bello, secondo me. Questo molto elegante, io lo trovo veramente molto molto elegante. E poi c'è quello dedicato proprio al Natale, perché queste sono immagini sicuramente natalizie, quindi non potrei mai regalarlo per Halloween, ma va bene per Natale. Questo, perché c'è proprio scritto Merry Christmas, c'è proprio Babbo Natale, il pupazzo di neve, quindi insomma sicuramente questo va usato a Natale, e anche questo perché ha proprio i classici disegni natalizi, insomma, quindi. E questo è un set per creare proprio biglietti d'auguri ed è veramente molto molto carino, molto di qualità, perché comunque il materiale che io vi sto facendo vedere è di ottima qualità, perché la rigidità del cartoncino, come vi dicevo, è proprio quella giusta. Poi ho acquistato sempre un altro set per bricolage molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima, però questo non è dedicato ai biglietti d'auguri, ma bensì a qualsiasi tipo di lavoro di bricolage voi vogliate fare, e mi piaceva perché era dedicato all'autunno, quindi ha dei toni, diciamo, che vanno bene per l'autunno, sia come colori che come motivi. Al suo interno vi dico quello che c'è: sono in tutto 82 pezzi. E abbiamo cartoncini con i vari motivi, cartoncini tinta unita, cartoncini con disegni in rilievo, poi abbiamo le pietruzze decorative, abbiamo un foglio di pergamino, abbiamo insomma delle etichette, insomma adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio così almeno sicuramente ci capiamo meglio. E all'interno ci sono anche delle istruzioni che vi possono aiutare perché diciamo ci sono delle idee creative. Il foglio con le istruzioni, ve lo faccio vedere subito, è questo, vedete? E
e qui abbiamo, spero che si veda, abbiamo qui le istruzioni per delle idee creative. Ovviamente poi voi potete anche non utilizzare queste, però insomma è positivo secondo me che all'interno ci sia anche qualche idea, perché magari si acquista, poi uno si chiede sì, però cosa realizzo? E quindi loro vi danno anche l'idea. All'interno abbiamo questi adesivi che sono secondo me veramente carini, ve li faccio vedere il meglio possibile. Io ho pensato anche, dico la verità, alla decorazione dell'agenda quando ho visto questo materiale, però credo che potrei anche realizzare magari dei segnalibro, delle cose insomma che possano essere un po' autunnali, perché a me poi piace fare questi lavori anche un po' in base alla stagione. Qui ci sono queste pietruzze decorative, sempre sui toni autunnali, quindi abbiamo il marrone, abbiamo il dorato, insomma. Poi c'è un foglio di feltro bordeaux, piccolino, quindi magari potete realizzare giusto delle cose che vanno a decorare l'angolino, magari anche di una cornice, insomma. Poi c'è un foglio di pergamino all'interno. C'è questo cartoncino, tutto brillantato così su questi toni, sul marrone tendente al bordeaux, è veramente molto bello. Io spero che si veda con questa luce, ma vi assicuro che è molto molto bello. E poi abbiamo i cartoncini. Ci sono dei cartoncini tinta unita sui colori sempre diciamo autunnali, quindi diciamo colori tendenti all'arancio, al marrone, al verde scuro. Quindi abbiamo questi cartoncini qua tinta unita, quindi molto semplici, diciamo, vedete, c'è un azzurro, c'è un nero, come vedete, c'è un color panna, poi c'è un verde scuro qua, c'è un giallo un po' più scuro, c'è un marrone, quindi insomma sono tutti toni effettivamente autunnali. Poi abbiamo due cartoncini con un rilievo a costine, uno verde e uno marrone, sono fatti così entrambi, che possono essere molto utili anche questi. Poi ci sono due cartoncini che sono tinta unita come colore, però hanno i disegni in rilievo, in questo caso hanno dei fiori, delle roselline. Uno è giallo dorato, un giallo dorato, e uno è un verde un po' più scuro. Non so se voi riuscite a vedere, comunque hanno dei disegni in rilievo sopra e sono veramente belli anche questi. E poi abbiamo invece dei cartoncini con dei disegni particolari, quindi con dei motivi particolari, ve li faccio vedere. Uno è questo, ha questi motivi così. Poi c'è questo che ha questi motivi più sull'azzurro. Questo che ha questi colori un pochino più sul chiaro, questo che è proprio tipico autunnale perché ha le foglie autunnali ed è molto bello. Poi ci sono questi che hanno diciamo questi toni un pochino più sempre sull'autunno, però diciamo un po' più tendente già al semplice. Poi c'è questo che sembra un po' una tovaglietta perché è proprio quadrettato così come può essere una tovaglietta. C'è questo che ha queste righe in verticale o in orizzontale a seconda di come lo volete utilizzare ed è veramente carino. E questo era un altro. Passiamo adesso agli stickers. Come stickers ho comprato due serie diverse e questi che sono sia argentati che dorati e mi piacevano veramente molto. Questi hanno delle foglie argentate fatte in questo modo, poi c'è anche la parte dietro che ha sempre degli stickers. E ci sono qua delle lettere in corsivo che secondo me sono veramente molto eleganti. Qui abbiamo dei decori, diciamo, di questo genere, ve li avvicino. E poi qui abbiamo la stella cometa, quindi come vi dicevo anche prima, ci sono delle cose che ho acquistato che pensano già ai lavori che si faranno poi per Natale. Quindi qui abbiamo la stella e la stella cometa. Qui dietro abbiamo addirittura proprio le palline dell'albero di Natale, la campanella, quindi stiamo già pensando proprio al Natale. Quelli dorati sono un pochino vintage su questa pagina, cioè vedete la gabbietta, ci sono qui gli uccellini, insomma è molto molto carino anche questo. Qui abbiamo dei decori di questo genere e sono anche questi degli stickers veramente belli.
Qui abbiamo dei semplici cuori, sempre dorati. Qui ci sono dei bordini fatti così, e questo veramente per la decorazione dell'agenda mi piaceva tantissimo. Qui abbiamo Babbo Natale, la calza di Natale, quindi già andiamo già sul Natale. Spero che si veda con questa luce. Comunque andiamo già in stile natalizio. E questo anche perché addirittura ci sono le scritte Merry Christmas, ci sono proprio tutti i disegni di Natale, quindi insomma, materiale già natalizio. E comunque nell'insieme ci sono anche degli stickers che non sono proprio specifici di Natale, quindi si possono già utilizzare. Poi ho preso questi invece più semplici, semplicemente quelli fatti così colorati, qua ci sono le lettere, qua ci sono disegni di vario tipo, qua ci sono i fiori fatti così, in questo modo. E poi dietro, perché c'è anche nella pagina dietro, ci sono queste con queste etichette che le trovavo veramente molto belle. Questi adesivi qui, più generali, diciamo. E poi abbiamo questi che sono un po' sullo stile, così mi viene da dire a pastiche, insomma, stile un pochino più su questo genere. Ecco, e queste sono le serie di stickers che io ho preso. A questo punto passiamo alla carta, cartoncini, cose di questo genere. Allora, ho preso un blocco come questo, come potete vedere, si presenta in questo modo qua, e sono esattamente 20 fogli di cartoncino con vari motivi. E abbiamo tutte, diciamo, idee che possono essere utili per fare lavori creativi di qualsiasi genere. Io vi faccio vedere i cartoncini, vedrete che sono veramente molto belli e originali. Io li ho trovati davvero particolari. A me piaceva tantissimo questo che sto per farvi vedere se ci riesco. Ecco, questo mi piaceva veramente tanto con tutti questi orologi perché ho pensato subito come idea di poter realizzare o un segnalibro, perché mi piace l'idea del segnalibro con l'orologio. Oppure di utilizzarlo per creare la copertina di un quaderno o di una piccola agendina che magari possa in qualche modo avere a che fare con gli impegni, quindi la gestione del tempo, perché insomma questi orologi mi hanno davvero colpita. Poi andiamo avanti, c'è un altro cartoncino con delle semplici roselline, questo forse è un po' più semplice, però anche questo io lo trovo molto bello. Questo è bellissimo, sono delle etichette. Come potete vedere sono già fatte, avete proprio anche già il foro per poterla poi appendere e ogni etichetta, come potete vedere, ha il suo motivo, il suo tema e sono veramente belle, davvero delle belle etichette. Infatti queste secondo me va pensato bene come utilizzarle perché sarebbe un peccato sprecarle. Poi, tra l'altro, vi rivelo un piccolo trucco. Quando io trovo delle cose che mi piacciono veramente tanto, di solito non utilizzo il cartoncino originale, ma faccio delle fotocopie a colori oppure delle scansioni e poi delle stampe a colori, perché se c'è una cosa che magari voglio riutilizzare più volte, insomma, utilizzo questa strategia per non ritagliare direttamente l'originale. Questo è molto più semplice, un semplice cartoncino rosa, vabbè, con i suoi puntini bianchi, però può essere anche questo carino da utilizzare magari per fare la parte dietro, un retro di qualcosa. Questo anche molto molto bello, sono come dei piccoli francobolli, vedete, tutto fatto così, ha praticamente questi piccoli francobolli sul cartoncino, quindi anche questo. Questo davvero anche molto bello, come potete vedere. Questo, anche questo si può utilizzare, sono delle etichette, non so se le avete viste bene, comunque sono anche queste delle etichette e si possono utilizzare, come diciamo, se fate magari il classico libro per le foto, potete metterlo sopra, insomma. Gli utilizzi sono poi svariati, dipende da quello che voi volete realizzare. Questo è un altro cartoncino con un altro motivo di questo genere. Questo anche un pochino più semplice, però anche questo secondo me è molto carino. Poi c'è questo che è davvero bello. Io pensavo all'utilizzo che se ne potrebbe fare perché è un cartoncino che
che ha questo motivo, poi è tutto fatto così, ha tutte queste rondini ed è proprio, spero che si veda, cerco di farvelo vedere intero, è veramente molto bello. Poi c'è questo che ha delle farfalline di questo genere, sul rosa, anche questo è molto carino. Questo ha dei bordini, delle strisce che possono essere utilizzate in verticale o in orizzontale, a seconda di quello che voi volete realizzare. Questo è davvero molto bello anche. Vedete, sono tutti un po', diciamo, stile vintage questi cartoncini. Io li ho trovati davvero, davvero belli. Quindi, insomma, avrei voluto addirittura prenderne due confezioni, poi ho pensato, no, non fare come al solito, che poi esageri, e ne ho preso una sola, però davvero ero tentata. Poi abbiamo questo, che è davvero di nuovo bello, con questo rosa antico, con questi fiori, queste rose disegnate sopra, davvero carino. Questo di nuovo è un cartoncino stupendo, quello che sto per farvi vedere, che davvero è un peccato quasi utilizzarli da quanto sono belli. Infatti io penso che poi questi li scannerizzerò e li utilizzerò più volte perché davvero sono stupendi. Guardate che bello, veramente molto bello. Spero che si veda, ma direi di sì. Poi c'è questo che può essere utilizzato per il bordo magari di una scatola perché è fatto in questo modo. Anche questo davvero bellissimo con questo rosa antico, con questi motivi. Davvero questo blocco di cartoncini veramente stupendo. Qui abbiamo di nuovo delle etichette che si possono utilizzare perché vedete che c'è il forellino già pronto. Anche questo davvero molto molto bello, sempre su, un po' sull'antichizzato, sempre un po' vintage. Questo vabbè, molto più semplice, un semplice cartoncino, spero che lo vediate così, questo colore qua. Poi c'è questo che è davvero molto elegante, secondo me molto particolare. Ve lo avvicino in modo che vediate magari meglio il motivo. E poi questo, anche questo sempre stile antico, come potete vedere, ma davvero sono bellissimi. Li avvicino così magari vedete meglio. Davvero davvero bello. E l'ultimo che è all'interno della confezione è questo, anche questo sull'antico, vedete con diciamo gli antichi mezzi di trasporto, c'è la mongolfiera, c'è la carrozza, insomma davvero anche questo molto molto carino. Un altro blocco di cartoncini sempre su questo stile, anche se a motivi diversi, che ho preso è questo, anche questi ve li faccio vedere. Sono anche questi molto belli e molto originali. Questo è il primo, vedete com'è bello, che bei motivi che ha. Poi questo è quello che mi piace meno, devo dire la verità, mi fa un po' girare la testa. Comunque anche questo può essere magari utilizzato semplicemente per fare un profilo, insomma mi sembrava molto carino anche questo. Questo con questo stile un po' così, che anche questo davvero mi sembrava bello, molto, insomma, molto originale anche questo, vedete com'è fatto. Questo molto semplice, però secondo me anche questo è elegante, davvero molto elegante. Questo più semplice anche questi sono un pochino più semplici, però hanno secondo me uno stile davvero elegante, vedete? Questo che è molto molto simpatico, secondo me, soprattutto se si vuole fare qualcosa che ha a che fare con la cucina, oppure insomma qualcosa anche per i bambini, perché no, pur non essendo da bambini, però comunque molto molto carino, ha questi funghetti colorati e mi sembrava davvero molto carino. Io penso che lo utilizzerò magari per fare qualcosa che abbia a che fare con la cucina, perché in qualche modo insomma mi fa venire in mente un po' la cucina. Poi abbiamo questo cartoncino fatto così, questo che è, direi uno stile molto molto anni 70, questo è uno stile anni 70. Io mi è capitato di vedere delle tappezzerie, proprio tappezzerie per i muri negli anni 70 di questo stile qua, cioè case degli anni 70 che avevano la tappezzeria fatta così, quindi quel cartoncino lì a me ricorda tantissimo gli anni 70. Poi c'è questo, anche questo abbastanza elegante come cartoncino, anche se è più semplice rispetto al blocco di prima, questi disegni sono molto molto più semplici.
però hanno secondo me una loro eleganza. Questo ha delle rondini, vedete? Questo secondo me è adatto più che altro per i bambini perché ha questi animaletti, quindi io lo utilizzerei più magari per i bambini o per qualcosa di abbastanza simpatico, insomma, però così. Questo è molto semplice, ma ha una sua eleganza, anche questo verde con questi puntini bianchi. Spero che lo vediate, spero proprio che si veda, perché ho una luce oggi che non è molto buona per mostrare queste cose. Questo che ha due bordini sopra e sotto e poi ha queste foglie, questo anche mi richiama molto l'autunno. Questo tutto colorato, fatto in questo modo, io lo vedo bene questo per fare dei bordi o in orizzontale o in verticale, a seconda di come si voglia utilizzare. Questo ha delle foglie, quindi anche questo richiama un pochino l'autunno. Poi non ho ancora in mente un'idea, un progetto creativo in realtà non ce l'ho, quindi non vi so dire cosa di preciso voglio realizzare, però io spero che tutto questo materiale mi faccia venire delle belle idee, insomma. Poi c'è questo cartoncino che è semplice, arancione, non è proprio tinta unita, non so se lo vedete bene, ha dei disegni fatti in questo modo. Questo che ha diciamo i baffi ed è anche questo molto carino, vedete? Ci sono proprio i baffi. Poi questo che ha dei quadratini neri su uno sfondo azzurrino. Questo che ahimè richiama tanto l'autunno perché ci sono gli ombrelli, perché comunque l'idea di acquistare questo materiale mi è venuta proprio per quello, perché l'autunno si avvicina, purtroppo andremo incontro a delle giornate più fredde, più piovose, in cui magari si passa molto più tempo in casa e quindi io quando sono a casa mi piace dedicarmi a queste cose manuali. Soprattutto se fuori fa freddo, fuori piove, l'idea di stare in casa, ascoltare la pioggia che cade e fare questi lavori mi rilassa moltissimo. E questo è un cartoncino invece giallo con dei fiorellini, delle piccole margheritine bianche, non so se lo vedete bene, comunque anche questo è molto molto elegante. E questo era l'altro blocco di cartoncini che ho preso. Poi con i cartoncini non è finita qua perché ho preso altri due blocchi. Ah, faccio presente che io vi sto facendo vedere un sacco di roba, però avendo comprato tutto alla Lidl, ho speso veramente poco per tutte queste cose, perché comunque ogni cosa che vi sto facendo vedere costava sui 3 euro, al massimo 4, insomma, quindi comunque cose molto economiche con una spesa molto bassa alla fine, quindi insomma, non vi sto facendo vedere del materiale che costa chissà quante centinaia di euro. Questo blocco ho preso che ha al suo interno dei cartoncini, fogli di carta illustrata più che altro per decorare dei biglietti d'auguri, per fare comunque anche qui lavori di bricolage. Questo ha proprio i biglietti d'auguri già pronti, quindi è proprio fatto così, vedete? Ed è molto molto carino, mi piaceva veramente molto. Poi qui, sempre dedicato al compleanno, ci sono queste immagini con la torta e palloncini, insomma, anche questo è molto carino. Poi ci sono questi cartoncini. Ah, poi ovviamente il retro del cartoncino ha degli altri disegni, vedete? Anche qua. Quindi potete magari anche utilizzarlo senza dover coprire per forza la parte dietro, oppure tagliare una strisciolina. Magari utilizzare la parte dietro a seconda del lavoro che dovete fare. Questo ha delle stelline, tutto sull'azzurro, quindi è molto carino anche questo. Questo mi piaceva per la decorazione dell'agenda perché ha tutti questi bordini, tutti questi profili che comunque mi sembravano molto belli. Queste sono delle etichette che si possono utilizzare anche magari come biglietti d'auguri, sono molto molto carine. Questo ha di nuovo uno stile vintage, perché vedete dai disegni che ci sono che lo stile è vintage e anche questi mi piacevano veramente molto. Poi l'ultima pagina, che è la mia preferita, che è dedicata, diciamo, alla sartoria, perché vedete che c'è il corpino qua per la sarta, poi c'è il metro, vedete?
qua sotto c'è il metro. Qui c'è un bellissimo orologio antichizzato, insomma, veramente molto bello anche questo cartoncino. E questi sono in tutto, ve lo dico, sette fogli con la parte sia anteriore che posteriore, quindi alla fine sono 14. Poi c'è un altro blocco che ho preso, questa volta con motivi diversi. Queste sono delle rose sull'antico, fatte così. E anche queste mi sembravano davvero belle, soprattutto perché si possono utilizzare anche semplicemente i tondini da soli, quindi poi ci esce veramente tanto come lavoro. La parte dietro è molto elegante, come potete vedere. Questi sono degli altri bordini che per la decorazione dell'agenda mi sembrano perfetti. Poi c'è quest'altro motivo che è molto carino. Poi c'è sempre la parte dietro, ragazzi, quindi avete poi voi 14 fogli, ripeto. Questo molto bello perché ha questo tutto qua tinta unita e poi questo bordo fatto così, quindi lo vedrei benissimo per la copertina di un quaderno, di un libro che magari volete dedicare a qualche cosa di particolare. Questo molto più romantico perché ha tutti i cuoricini. Poi c'è questo che ha sul verde ha dei fiorellini, delle margheritine e poi c'è questo che ha delle foglie, quindi stile più autunnale decisamente. E questo è il dietro. Ovviamente quando voi andate ad acquistare questi blocchi sono sigillati, quindi voi non potete sfogliarli, però sul davanti qua e anche sul dietro, così in questo modo avete tutti i motivi con la parte davanti e la parte dietro, quindi tutti i motivi che voi potete trovare all'interno del blocco. Quindi andate sempre ad acquistare delle cose chiare, quindi voi sapete quello che trovate dentro. Un'altra cosa che ho preso, che apparentemente non c'entra niente con il bricolage, però io l'ho presa perché intendo comunque utilizzarla per dei lavori creativi e manuali, sono questi stuzzicadenti per spiedini che non sono i classici stuzzicadenti con la punta davanti e la parte diciamo dietro un pochino più piatta, arrotondata, ma sono fatti in questo modo. Vedete che hanno sopra l'anellino fatto così, cioè lo stuzzicadenti normale, poi c'è questo anellino in cima. Vi faccio vedere il disegno, sono fatti in questo modo. Io li ho presi questi perché mi è venuto in mente che magari una forma di questo genere per fare dei centro tavola, magari per Natale, quindi delle cose che devono stare dritte in piedi, quel tipo di forma mi sembrava che potesse essere utile per qualche lavoro. Quindi io ho preso anche questo pacchettino di stuzzicadenti che intendo utilizzare per il bricolage. Mi fermo ragazzi, questo video è stato veramente lunghissimo, ma mi faceva davvero tanto piacere farvi vedere tutte le cose che io ho acquistato e che utilizzerò per fare i miei lavori creativi e manuali. Quindi per adesso concludo. Vi ricordo che per gli strumenti un pochino più particolari farò un video a parte dedicato all'utilizzo di quello strumento, quindi vi farò proprio vedere come si usa. Vedo magari di caricarli insieme così lo avete già pronto, però in ogni caso comunque ci sarà il video. Se lo carico insieme vi lascio tutto nelle schede o in info box. Comunque se voi andate a vedere nella playlist sicuramente lo trovate. E vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, mettete un bel like al video e vi mando un bacio, alla prossima!